Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Applausi. E niente, è un piacere darvi il benvenuto qui a questa serata e soprattutto per la possibilità che abbiamo di poter riprendere il ciclo di conferenze dell'edizione 2021 col pubblico in presenza. Quindi saluto voi che siete riusciti a raggiungere. Saluto voi che siete riusciti a raggiungerci qui questa sera, oltre che il pubblico che ci segue da casa in streaming. Ora, come avete visto, abbiamo cambiato periodo, quindi siamo in giugno rispetto al solito periodo febbraio-aprile, abbiamo cambiato sede, questo perché ci sarebbe spiaciuto, diciamo così, saltare l'appuntamento per il 2021 e quindi abbiamo organizzato le cose in modo un po' diverso. L'altra novità è che, diciamo così, per accedere alla serata è prevista la prenotazione, che non è obbligatoria, però se avete la possibilità magari sfruttate questa opportunità, in quanto velocizza un po' le procedure di accesso. Le prenotazioni sono disponibili una sera da partire dalla fine di un appuntamento per l'appuntamento successivo, quindi già da ora è attiva la possibilità di prenotare per la serata del 25 giugno, che è la prossima, e subito dopo quel venerdì si attiverà l'opportunità di prenotare per la serata del 2 luglio. Ora, inizio ricordando appunto che la manifestazione Venerdì dell'Universo è organizzata dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara, oltre che dalla sezione di Ferrara dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Collaborano con noi anche il gruppo Astrofili Columbia, la cooperativa Esploriamo l'Universo. Non abbiamo più l'opportunità di collaborare con il personale della Terra dell'Orso e Natura, che è qui con noi stasera perché appunto hanno concluso l'attività, però abbiamo iniziato una nuova collaborazione con la Città del Sole. Prima di presentarvi, diciamo così, le prossime serate e di introdurre il relatore che abbiamo qui con noi stasera, ringrazio l'ufficio Servizi e Learning e Multimediali, che partecipa anche nelle riprese, oltre che l'ufficio stampa, comunicazione istituzionale e digitale, che ci dà un contributo con la diffusione delle informazioni per queste serate. Ringrazio poi il Comune di Ferrara, oltre che per il supporto che ci ha dato, anche per il patrocinio. Adesso vi accenno brevemente a quali sono gli argomenti delle varie serate e poi introduco l'ospite di questa sera. Allora, il primo appuntamento dopo di questo sarà quello del 25 giugno. Avremo con noi Mirko Pinotti, che è ordinario di biologia molecolare qui a Ferrara. Il titolo della serata sarà Tra cavalli di Troia e forbici molecolari inseguendo la cura. Dunque, Mirko Pinotti si occupa di malattie genetiche rare e di sviluppo di strategie terapeutiche di tipo innovativo. Questo sarà l'argomento della serata, quindi ci parlerà di strategie innovative di tipo genetico, quindi basate sull'editing del genoma, ci mostrerà i risultati che sono già ottenuti in questo campo e quali sono quelli che invece potremo avere a disposizione nel prossimo futuro. La serata successiva avremo con noi due relatori, che sono Youssef Hassoun e Donato Vincenzi. Youssef Hassoun è del Dipartimento di Chimica e Scienze Farmaceutiche dell'Università di Ferrara, mentre Donato Vincenzi viene dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, sempre all'Università di Ferrara. Il titolo della serata sarà Batterie da Nobel di uso quotidiano. L'argomento della serata sarà dedicato alle batterie, agli ioni di litio. Abbiamo scelto questo argomento sia perché sono una tecnologia che è molto in utilizzo sia nei dispositivi di elettronica di consumo sia nelle macchine elettriche, ma anche perché, diciamo così, nonostante gli studi su questo argomento siano iniziati già negli anni 70-80 del secolo scorso, recentissimamente è stato dato il premio Nobel per la chimica proprio su questo argomento. Concluderà la rassegna di quest'anno, il 9 luglio, Fiorini Massimiliano. Massimiliano è ordinario di fisica sperimentale presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di questa università. Il titolo della serata è Fotografare l'invisibile, rivelatori di particelle elementari, così attiro l'attenzione. Allora, Fiorini Massimiliano si occupa di fisica delle particelle e studio delle asimmetrie materia-antimateria e in particolare dedica la propria attività, oltre che alla fisica delle particelle, anche allo sviluppo di rivelatori di tipo innovativo. Questo sarà proprio l'argomento della serata.
che avrà un duplice taglio, quindi sia ci parlerà di come funzionano questi dispositivi, di che risultati ci hanno permesso di ottenere nell'ambito della fisica delle particelle, ma ci parlerà anche di come questi dispositivi che nascono appunto all'interno della fisica delle particelle riescono a trovare applicazione anche in ambiti completamente diversi, come nelle scienze della vita e anche nell'uso quotidiano. Adesso passo a presentarvi il relatore di questa sera. Abbiamo il grande piacere di avere qui con noi il professor Luciano Rezzolla. Dal 2013 occupa la cattedra di astrofisica teorica all'Università Wolfgang Goethe di Francoforte ed è anche, sempre presso Francoforte, direttore dell'Istituto di Fisica Teorica. Le attività di ricerca di cui si occupa vertono sulla fisica e l'astrofisica di oggetti compatti, come buchi neri e stelle dei neutroni, che studia impiegando simulazioni di tipo numerico. Si occupa anche di divulgazione scientifica e infatti recentissimamente ha pubblicato un testo con Rizzoli che ha come titolo L'irresistibile attrazione della gravità. Se poi qualcuno è interessato ad acquistarne qualche copia, il professor Rezzolla le autograferà volentieri. Ora, nel 2013, assieme ad alcuni due suoi colleghi, è riuscito a ottenere da parte del Consiglio Europeo della Ricerca un finanziamento molto prestigioso che ha permesso di dare vita a una collaborazione dal nome Event Horizon Telescope, che aveva come obiettivo l'obiettivo ambizioso di riuscire a osservare e produrre un'immagine di un buco nero posto al centro della galassia M87, A. Ora, com'è andata? Lo sappiamo tutti perché tutti abbiamo visto l'immagine di questo buco nero, però stasera, grazie al professor Rezzolla, scopriremo quale sia stato il percorso e tutti i dettagli che hanno portato la collaborazione a riuscire appunto a ottenere quell'immagine. Quindi con questo concluso e do il benvenuto al professor Rezzolla, che invito sul palco. Grazie per essere qui ancora. Cari abitanti di questa bellissima città, è un grande piacere essere qui questa sera, con un ritardo di semplicemente 15 mesi rispetto all'appuntamento previsto, che era per il marzo 2020, che purtroppo, come sapete bene, è stato cancellato. Ed è quindi comunque un grosso piacere essere qui, cercare di ripristinare un po' un senso di vita normale dopo tanti mesi di confinamento e di restrizioni. E avete tutta la mia simpatia a dover usare una mascherina mentre io non lo devo fare, so che quanto è penoso quando fa così caldo. Questa serata va intesa come una serata per voi, non per me, e vuole essere un tributo a voi, intesi come società, che mi consente di fare un lavoro che mi appassiona, anche se è praticamente inutile, perché quello che faccio è studiare cose che non hanno un impatto diretto sulla nostra vita o sulla vostra vita, che però da qui a qualche decina di anni sicuramente insegneranno noi ad usare una tecnologia più avanzata e quindi a migliorare la nostra vita. Perché se voi ci pensate, tutto quello che voi utilizzate, noi utilizziamo adesso a livello di tecnologia, è il risultato della ricerca di base fondamentale di persone come me che 40, 50, 60 anni fa si occupavano di cose che non hanno niente a che fare con la tecnologia che usiamo noi, ad esempio nei nostri cellulari. Bene, quindi quello di cui vi parlerò oggi è la prima immagine di un buco nero. Questo è quello di cui voglio parlarvi. Intanto, per cominciare, voglio introdurvi al concetto di gravità e la visione rivoluzionaria che Einstein ci ha offerto della gravità. Quindi vi dirò cosa sono i buchi neri, su cui praticamente tutti sappiamo tutto, ma forse non sempre è corretto. Poi vi dirò com'è possibile vedere un buco nero che per definizione non può essere visto, e vi parlerò del buco nero che abbiamo guardato per primi, che si chiama M87 Stella. Gran parte, anzi, tutto quello di cui parlerò è contenuto in questo libro che ho scritto circa un anno fa, in italiano, una lingua che non parlo mai, perché in Germania purtroppo non ho questo piacere, e che invece ho deciso di scrivere in italiano per ricordarmi un po' come si parla, e è un tributo ancora a questa lingua che mi piace tanto. Si chiama L'irresistibile attrazione della gravità ed è un gioco di parole a spiegare il fatto che la gravità attrae come forza, ma è anche attraente, nel senso che ha degli aspetti che attraggono il nostro interesse e la nostra immaginazione.
e come ha detto Federico ci sono delle copie se qualcuno di voi è interessato. Allora, cominciamo a parlare con della nostra nozione di gravità, che secondo me è a almeno tre livelli diversi. C'è un primo livello che è una nozione intuitiva. Adesso, non so se avete mai avuto a che fare con un bambino appena nato. Quando dico appena nato, veramente dico appena nato, qualche secondo dopo che è stato partorito. Se l'avete mai fatto, sapete che si tratta di un essere completamente inerme, incapace di difendersi o di reagire. Tuttavia c'è un riflesso, si chiama il riflesso di Moro, che consente a un bambino, un neonato, di reagire alla forza di gravità. Se prendete un bambino e lo lasciate cadere, quello che farà questo neonato sarà aprire le braccia e cercare di afferrare qualcosa, qualsiasi cosa che trova. Adesso, da un punto di vista fisiologico, è un test che viene effettuato per controllare che il sistema neurologico sia in ordine. Quindi l'abbiamo subito tutti questo esperimento. Però da un punto di vista, diciamo, scientifico, quello che ci insegna è che appena nati, pur non avendo nessuna cognizione di niente, già sappiamo che esiste una forza, la forza di gravità, e sappiamo reagire a questa forza tramite questo istinto. Un altro aspetto che abbiamo della gravità è un aspetto razionale. Se ci pensate, voi sapete esattamente cosa succede a questa persona qui, ed è chiaramente qualcosa di non molto piacevole. Perché? Perché la gravità è codificata all'interno dei nostri cervelli in maniera molto profonda. È l'unica forza delle quattro fondamentali di cui abbiamo una percezione cosciente. Ci sono almeno quattro forze che agiscono su di voi in questo momento. C'è la forza nucleare, quella che tiene insieme gli atomi di cui vi siete fatti. C'è la forza elettromagnetica che ci consente di vedere. C'è la forza elettrodebole. Bene, tutte queste forze sono per voi impossibili da misurare se non attraverso un esperimento in un laboratorio, ma c'è la forza di gravità che invece voi potete sperimentare direttamente. Quindi è una forza che è speciale rispetto alle altre della natura, perché ne abbiamo una esperienza diretta e continuata. Non c'è maniera di sottrarci alla forza di gravità, a meno che non usiamo l'immaginazione. E quindi la gravità, o meglio la sua assenza, è qualcosa che stimola molto la nostra attenzione. Questo film, Gravity, ha battuto tutti i record di incasso nel primo fine settimana in cui è stato proiettato. E se ci pensate è una storia molto semplice, però va a toccare un nervo che è particolarmente esposto, che è quello della cosa succede in assenza di gravità. Chi di noi non ha pensato almeno per una volta di cosa sia essere in assenza di gravità, galleggiare nello spazio interstellare? Ed è per me, secondo me, questa la ragione per cui questo libro, questo film così semplice ha avuto così tanto successo. Quindi la gravità è qualcosa di speciale e ha a che fare con noi. Chi sono i padri della gravità? Beh, il primo padre, diciamo, se lasciamo da parte Galileo, che ha fatto i primi studi di gravità ma non ha mai derivato delle leggi fondamentali della gravità, è Newton. Nel 1687 lui deriva il principio di gravitazione universale attraverso un trattato che si chiama I Principia Matematica. Quello che dice Newton è che la gravità è una forza, in particolare una forza istantanea, quindi si manifesta in maniera istantanea, senza nessun ritardo, tra due corpi che hanno una certa distanza, ed è in particolare inversamente proporzionale al quadrato della distanza ed è proporzionale alla massa dei due corpi. Quindi se avete due corpi di massa M1 M grande ed M piccolo, ad esempio la Terra e la Luna, c'è una forza che li tiene insieme e questa forza diventa sempre più debole se questi due corpi vengono allontanati. Adesso, con questa teoria, lui riusciva a spiegare praticamente tutte le osservazioni astronomiche del suo tempo e degli altri 300 anni che ne seguirono. Quindi, insomma, era una teoria che per molti versi sembrava indistruttibile. Infatti, nessuno osava metterla in discussione. E con questa teoria è tutto quello di cui avete bisogno se volete studiare la gravità, ad esempio, qui sul nostro pianeta. Se volete costruire un ponte, un grattacielo di 300 piani, questa legge della gravità è tutto quello che volete sapere. Non c'è niente di più. Però esistono delle condizioni in cui questa legge della gravità è insufficiente.
E sono queste condizioni quelle che sono state esplorate per la prima volta da Einstein, che nel 1915, quindi più di 100 anni fa, propose una diversa teoria della gravità, che si chiama la teoria della relatività generale, e che cambia completamente la nostra comprensione della gravità. Quello che dice Einstein è: tanto per cominciare, non è una forza. Dimenticatevi il concetto di forza. Quello che dovete pensare è che ogni oggetto dotato di massa o di energia, perché le due cose sono equivalenti, curva lo spazio-tempo. E guardate che ho scritto spazio-tempo, non ho scritto spazio e tempo, non ho scritto spazio-trattino-tempo. Ho scritto spazio-tempo perché per Einstein lo spazio-tempo è un'unica entità. E fatta questa premessa, ogni oggetto crea una curvatura dello spazio-tempo, la gravità altro non è se non la manifestazione di questa curvatura. Le implicazioni di questa visione sono enormi, anche se abbiamo avuto bisogno di quasi 100 anni per comprenderle tutte, e ce ne sono alcune che ancora non comprendiamo interamente. E quello che voglio spiegarvi è esattamente questo: quali sono le implicazioni di questa teoria. Quindi cominciamo con lo spiegare che cos'è la curvatura dello spazio-tempo. Immaginiamo di prendere una regione dello spazio-tempo che è priva di materia, d'accordo? Possiamo pensare che è rappresentata da un lenzuolo che è completamente piatto, e questo lenzuolo, siccome non contiene niente su di esso, sarà piatto, ossia avrà una curvatura nulla, e infatti si parla di uno spazio-tempo piatto. Se però prendete un oggetto, ad esempio una palla da bowling, e la mettete sopra il lenzuolo, saprete benissimo che quello che succede è che il lenzuolo si piegherà, creerà un incavo, e quindi lo spazio-tempo avrà creato una curvatura. Quindi uno spazio-tempo in cui c'è della massa presente sarà uno spazio-tempo che ha una curvatura non nulla. Allora, possiamo cercare di utilizzare questo concetto per spiegare, o meglio, vedere le differenze tra l'interpretazione della gravità così come proposta da Newton e proposta da Einstein. Prendiamo un sistema binario, due oggetti, ad esempio la Terra e il Sole, con massa m grande e m piccolo, e vediamo come spiega questo sistema Newton o Einstein. Newton dice: c'è questo oggetto di massa m grande, purtroppo il puntatore non sembra rispondere, c'è questo oggetto m grande che attira l'oggetto m piccolo, la pallina verde, e lo vorrebbe far cadere su di esso. Il pallino verde ruota, quindi c'è una forza centrifuga che compensa la forza di gravità, e quindi abbiamo un'orbita stabile, sicché la Terra non cade nel Sole. Einstein dice: no, non è assolutamente così, dovete pensare che la massa m crea un incavo, una curvatura dello spazio-tempo, e la pallina verde deve cadere in questo incavo. E l'unica maniera in cui può evitare di cadere è se ci muove intorno al bordo, perché in questa maniera evita di cadere nello spazio-tempo curvo prodotto dalla massa m. Quindi, come vedete, sono due maniere completamente diverse di interpretare la stessa fenomenologia, l'orbita della Terra intorno al Sole. Questa è un'importante conseguenza. La più importante conseguenza è che se lo spazio-tempo non è piatto, e quindi è curvo, il moto degli oggetti, ad esempio della luce, dovrà seguire delle traiettorie che non sono quelle che seguirebbe in uno spazio-tempo piatto. In particolare la luce non deve necessariamente andare in linea retta. Questo è un concetto che per noi è molto difficile. Voi vedete me, che sono davanti a voi, ma non vedete le mie spalle. Devo cercare di stare lontano dagli altoparlanti. Non vedete le mie spalle perché la luce viaggia in linea retta, non può viaggiare in linea curva. Però quello che dice Einstein è: non è così. È possibile, in linea di principio, vedere una stella, ad esempio quella che ho mostrato lì, anche dietro un oggetto, ad esempio il Sole. Questo è mostrato in questa illustrazione qui. Immaginate di avere una stella che sta dietro al Sole. Secondo la nostra intuizione, noi potremmo vedere questa stella soltanto quando siamo qui, in questa posizione qui, perché c'è una linea retta che ci unisce tra il nostro pianeta e la stella.
In realtà Einstein dice no, noi riusciremo a vedere quella stella lì anche quando siamo lì, in quella posizione là, perché la luce che viene dalla stella seguirà un certo percorso e arriverà a noi piegata, perché c'è questa curvatura che costringerà la luce a piegarsi. E quindi quella che è la posizione presunta in realtà è falsa, perché la vera posizione non è a fianco del Sole, ma è dietro del Sole. Può sembrare un fenomeno molto strano, però questa fu la maniera in cui Einstein convinse gli scienziati del suo tempo. Esattamente questo esperimento. Quello che disse è: aspettiamo la prima eclissi di Sole e io vi dimostro che noi riusciremo a vedere una stella che è dietro il Sole. In realtà non era proprio dietro il Sole, era vicino al lembo del Sole, ma era comunque dietro. Eddington fece questa misura e dimostrò esattamente la predizione di Einstein. E quello fu il primo momento in cui gli scienziati cominciarono a prestare fede a questa teoria. Ovviamente, se la luce arriva curva da quella parte lì, arriva curva anche dall'altra parte. Quindi, dello stesso oggetto, possiamo avere delle immagini multiple, perché possiamo immaginare che appunto il Sole, o qualsiasi pianeta, non fa altro che agire come una lente, fa convergere i raggi di luce. Se pensate che questa è un'idea un po' bizzarra, dovete ricredervi, perché è una tecnica utilizzata moltissimo in astronomia, che si chiama appunto il fenomeno di lente gravitazionale. Purtroppo il mio puntatore non funziona, quindi per quanto lo agiti non funziona. Immaginate, questa è un'immagine che vedete, c'è una stella al centro, quella gialla, e poi ci sono quattro puntini bianchi che sembrano come in croce. Bene, in realtà quell'oggetto lì, bianco, è un oggetto che sta dietro alla stella, e quei quattro puntini sono in realtà immagini multiple dello stesso oggetto. Questa si chiama una lente gravitazionale e noi ce ne abbiamo migliaia che possiamo osservare di questo tipo. In questo caso riusciamo a vedere la lente, perché è una stella lei stessa, ma spesso non riusciamo neanche a vedere la lente, riusciamo semplicemente a vedere l'immagine distorta. Se voi guardate, magari se qualcuno mi aiuta col pointer, se guardate queste immagini qui, ce ne sono delle immagini con dei bianche, no? Che sono immagini multiple dello stesso oggetto stellare, in realtà è un quasar, e ci sono altri oggetti che sono presenti in copie multiple. Quindi dello stesso oggetto vediamo la stessa manifestazione nel cielo, e questo semplicemente perché la luce viene distorta, in questo caso in particolare viene distorta da un oggetto che non vediamo e che si chiama materia oscura. È infatti in questa maniera che possiamo misurare la presenza di materia oscura e anche quantificarne la massa. Quindi se quello che vi sto dicendo vi sembra bizzarro, è semplicemente perché è lontano dalla nostra intuizione, ma è vero, perché lo vediamo giornalmente in astronomia e anche in fisica. Allora, il punto è, che vi ho spiegato, è se c'è massa si crea una curvatura, e questa curvatura dà vita a degli effetti strani, tra cui la gravità. Dà effetti strani come le lenti gravitazionali. Ma se voi siete degli scettici potete incominciare a dire, bene, come misuriamo la curvatura? Bene, una maniera semplice per misurare la curvatura è quella di prendere le dimensioni tipiche di un oggetto e la sua massa e farne un rapporto. Quindi se abbiamo un oggetto di massa m e raggio r, possiamo misurare quella che viene chiamata la compattezza, ossia il rapporto m su r, e questo ci dà una misura molto semplice di quanto è grande la curvatura. Quindi quello che possiamo fare in questo esperimento è dire: calcoliamo la curvatura qui, in questa piazza. Quindi quello che vogliamo fare è fondamentalmente calcolare la curvatura dello spazio-tempo qui sulla superficie della Terra. Prendiamo la massa della Terra, la dividiamo per il raggio della Terra, abbiamo delle costanti che dobbiamo utilizzare, che sono la costante gravitazionale e la velocità della luce, che ci servono per rendere queste due quantità un numero puro. E il numero che otteniamo è questo, 3 per 10 alla meno 9.
Per chi non è abituato con questa notazione, vuol dire che c'è un 3 preceduto da 8 zeri. Quindi potete immaginare che questo numero è un numero molto piccolo, e questo ci dice che la curvatura dove siamo noi qui adesso è molto piccola, e di conseguenza siamo in uno spazio-tempo piatto, almeno localmente siamo in uno spazio-tempo piatto. Questo spiega perché la luce ci appare sempre muoversi in linea retta, e siamo abituati all'idea che lo spazio-tempo è piatto, semplicemente perché è quello a cui siamo abituati. Possiamo chiederci, allora, dove è la curvatura più grande? Possiamo prendere invece che la Terra, possiamo andare sul Sole, fare esattamente lo stesso esperimento. Andiamo a fare questo conto. La massa del Sole è più grande, il suo raggio è anche più grande, ma non così più grande, e alla fine otteniamo 2 parti su 1.000.000, ossia 2 preceduto da 5 zeri. Quindi, ancora una volta, abbiamo un numero piccolo. Quindi anche nel nostro sistema solare lo spazio-tempo è fondamentalmente piatto. Se pensate al lenzuolo, ovunque andassimo a testare la piattezza del lenzuolo, sarebbe sempre praticamente piatto. E quindi la lezione da imparare è che lo spazio-tempo è rigido, è quasi rigido, è molto difficile da curvare. Però la natura sa come curvarlo. Allora, per immaginare come fare per curvarlo, possiamo fare insieme un Gedanken Experiment, che è un esperimento che non si fa se non con la mente. Gedanken vuol dire fatto col pensiero, ed era uno dei giochi a cui Einstein piaceva dedicarsi, è quello di immaginare cosa succederebbe se qualcosa fosse fatta. Allora, questo esperimento è il seguente: prendiamo la Terra e la comprimiamo. Immaginiamo che prendiamo la Terra, abbiamo una fresa enorme, e comprimiamo la Terra. Anzi, no, invece che fare... invece che prendere la Terra, prendiamo il Sole. E quindi è quello che ho fatto in questa immagine: prendo il Sole e lo compatto, lascio M costante e faccio diventare R più piccola, e mostro una quantità che è confrontabile con la curvatura. Questo è il mio lenzuolo. Ecco, il lenzuolo, come potete vedere, è ancora piatto, praticamente piatto. Ci sono delle piccole variazioni, voi non le vedete, ho bisogno di questa scala di colori per mostrarvi che al centro è un po' meno piatto che sui bordi. Allora, questo qui, poi sua compattezza la possiamo aumentare, adesso vedete è quasi del 10%, e vedete che il lenzuolo non è più piatto, ma si incomincia a mostrare una ciotola. Possiamo andare al 20%, vedete che adesso si sviluppa una chiara deformazione. Possiamo andare ancora avanti, il 30%, il 37%, vedete che c'è una gola che si sviluppa, e questo è, adesso arriviamo a un limite, questo è il 44%, è il limite della curvatura in cui possiamo prendere il Sole e comprimerlo senza che qualcos'altro avvenga. Quindi infatti questo è il limite della compattezza per un oggetto che è dotato di una superficie. Se volessimo comprimerlo ancora di più, quello che succederebbe è questo. È come se questo tessuto cedesse e quella gola diventasse infinitamente lunga. Quello che abbiamo creato in questa maniera è un buco nero. E un buco nero è caratterizzato da degli aspetti particolari. Il primo è che esiste un orizzonte degli eventi, ossia una superficie matematica all'interno della quale la luce non può più uscire. Quindi immaginate che questo qui sia come, ad esempio, la superficie di un lavandino, ecco, e che dell'acqua scorra su questo lavandino. Esiste una superficie al di sotto della quale l'acqua non può più tornare indietro, indipendentemente da quanto potente è. Ad esempio, immaginate che questo non sia un lavandino ma sia un lago, d'accordo? E che ci sia dell'acqua e voi siate su una barca. Questa barca vi consente di uscire fuori da questa gola fino a questa superficie bianca. All'interno di questa superficie bianca, indipendentemente dalla potenza dei vostri motori, non riuscirete a risalire. Questo è l'orizzonte degli eventi ed è appunto questa superficie che intrappola la luce. Sapete quanto dovremmo comprimere il Sole da un suo raggio originario, che era di 600.000 km, per produrre un buco nero? Dovremmo comprimerlo fino a farlo raggiungere una dimensione di 1,5 km. La stessa cosa la potremmo fare con la Terra. Se comprimessimo tutta la Terra
ad avere un raggio di poco meno di un centimetro, potremmo produrre un buco nero anche dalla Terra. Quindi creare un buco nero è difficile, ma non è impossibile. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è concentrare in regioni molto piccole grandi quantità di materia o di energia. Ok, a questo punto vi ho detto come si può creare un buco nero e quello che viene il passo successivo è convincervi che esistono dei buchi neri, perché finora quello di cui abbiamo parlato è semplicemente una teoria, quella di Einstein. E quindi quello che abbiamo fatto insieme a degli altri scienziati è andare a caccia di buchi neri. Come si fa a andare a caccia di buchi neri? Dobbiamo cercare un buco nero o cercare lì dove pensiamo ci sia un buco nero e prendere un'evidenza che esista un buco nero. Capite che la cosa è un po' difficile, almeno per due ragioni. La prima è che un buco nero ha questo orizzonte degli eventi e quindi questa superficie non può emettere luce. Quindi come si fa a fare una foto di qualcosa che non può emettere? La seconda difficoltà è che un buco nero è, come vi ho spiegato, un oggetto estremamente compatto. Se io trasformassi il Sole in un buco nero, il Sole diventerebbe grande solo 1,5 km. Quindi in genere i buchi neri sono piccolissimi e se poi li vado a mettere nel cielo a distanze enormi diventano ancora più piccoli da vedere. E quindi c'è un secondo problema che è quello delle dimensioni. Quello che possiamo fare è cercare di utilizzare una tecnica che ci consente di avere la massima risoluzione. Quindi è come se avessimo uno zoom in particolarmente potente che ci consente di guardare in regioni del nostro cielo a grandissima profondità. Per risolvere questo problema abbiamo bisogno di una risoluzione che è estremamente alta. Una risoluzione data dal rapporto tra questi due numeri, la lunghezza d'onda a cui facciamo l'osservazione e la dimensione del telescopio. Quindi se vogliamo che questo numero sia il più piccolo possibile, dobbiamo avere una lunghezza d'onda che sia la più piccola possibile o un telescopio che sia il più grande possibile. Nel caso di luce che viene emessa da un buco nero, c'è un problema ed è che gran parte della luce viene assorbita prima di arrivare a noi. C'è tantissima luce che viene prodotta, non viene prodotta dall'orizzonte, ma viene prodotta dalla materia che sta per cadere nel buco nero. Questa materia si riscalda ed emette luce, però gran parte di questa luce rimane intrappolata, esattamente come la luce del sole rimane intrappolata quando c'è una giornata di nuvolosa. Noi non vediamo il sole perché la sua immagine è assorbita dalle nuvole che sono tra noi e il sole. Quindi abbiamo bisogno di luce che riesce ad arrivare fino a noi. E questo tipo di luce è luce alle frequenze radio, ossia con una lunghezza d'onda di 1,3 mm. Queste sono delle onde radio. Quindi sappiamo che dobbiamo fare delle osservazioni nella banda radio e quindi l'idea è di prendere un telescopio che è un radiotelescopio. I radiotelescopi possono essere anche molto grandi, fino a 500 metri, però se utilizzassimo un telescopio di 500 metri qui non funzionerebbe. Avremmo comunque una risoluzione non sufficientemente alta per osservare un buco nero. Allora l'idea che è venuta ai miei collaboratori e a me è quella di usare un telescopio che è grande quanto l'intero pianeta. Come si fa? Beh, l'idea è di utilizzare questa tecnica che si chiama VLBI, che in realtà è una tecnica che non abbiamo inventato noi, è semplicemente una tecnica che abbiamo utilizzato, che è stata già sviluppata e utilizzata per decine di anni. L'idea è questa. Immaginate di avere tanti telescopi, non necessariamente grandi, 20-30 metri, che però hanno sensibilità ad alte frequenze, quindi riescono a vedere queste onde radio qua, e poi li collegate in una tecnica che si chiama interferometria, ossia vi accertate che un telescopio in Arizona e un telescopio alle Hawaii stanno prendendo esattamente lo stesso fronte d'onda di luce. Come si fa a garantire questo? Alla fine questi radiotelescopi stanno misurando soltanto un campo elettrico. Se però insieme al campo elettrico misurate anche il tempo di arrivo del campo elettrico, allora potete allineare i segnali che arrivano in Arizona e alle Hawaii e fare interferometria. Ed è quindi essenziale che ognuno di questi telescopi abbia un orologio atomico che misuri in maniera estremamente precisa, con precisione del nanosecondo, quando arriva la luce. E in questa maniera è possibile utilizzare questa tecnica. E perché allora non utilizzare
molti telescopi. Anzi, questo conviene perché non solo avremo la possibilità di avere un'immagine più dettagliata, ma quando la sorgente scomparirà per questi due telescopi, ci saranno altri telescopi che, perché la Terra ruota, saranno in grado di vedere la sorgente. Quindi questo è quello che abbiamo fatto con l'Event Horizon Telescope. L'Event Horizon Telescope ha fatto nient'altro che prendere un insieme di telescopi e fargli vedere tutti nello stesso momento lo stesso oggetto e poi mettere insieme tutti i dati. Adesso non funziona neanche il pointer. Ok. Upsala. Questo lo abbiamo fatto nel 2017. Abbiamo mandato delle persone a fare queste osservazioni nei vari telescopi. Telescopi in Messico, in Arizona, alle Hawaii, al Polo Sud. C'è un telescopio anche al Polo Sud, immaginate. In Cile e in Spagna. E se guardate queste foto, potete notare che tutti quanti sorridono in queste foto. Lo sapete perché? Perché era bel tempo. Questa è una cosa un po' paradossale. Noi cerchiamo di guardare delle onde radio che hanno impiegato 65 milioni di anni per arrivare a noi, ed è sufficiente che ci sia una nuvola a 2-3 km sopra il telescopio e questa nuvola assorbirebbe la radiazione e non si vedrebbe niente. Quindi erano tutti molto contenti perché erano ovunque nel pianeta, c'era bel tempo. Adesso vi mostro in maniera un pochino hollywoodiana quello che abbiamo fatto. Immaginate di avere una serie di telescopi, che sono i telescopi di ALMA in Cile, e prendere questi telescopi e puntarli nella direzione della costellazione della Vergine. E c'è una galassia in questa costellazione che si chiama M87, è una galassia che conosciamo da tanti anni, e infatti già si sapeva, da questa galassia esce fuori un getto che sembra come una cometa. Infatti all'inizio si pensava fosse una cometa, adesso sappiamo che è un getto di plasma. Vedete questo oggetto qui? E quello che abbiamo fatto è andare a guardare sempre più in profondità lì dove questo oggetto ha origine. E quello che abbiamo fatto è quindi arrivare esattamente al centro della galassia M87, e quello che abbiamo ottenuto è questa immagine qua, che probabilmente avete già visto, e questa è l'immagine, la prima immagine di un buco nero. Adesso, l'annuncio è stato fatto il 10 aprile del 2019, e queste sono le prime pagine dei quotidiani l'11 aprile. Come vedete, tutti i quotidiani il giorno dopo hanno messo queste immagini. È stato calcolato che nel giro di 24 ore 4,5 miliardi di persone hanno visto questa immagine. Se considerate che 4,5 è gran parte della popolazione umana, nel giro di 24 ore questa immagine ha fatto il giro del mondo. E ovviamente ci sono una serie di ragioni per cui ha avuto così tanto successo, però diciamo è innegabile che parte di queste ragioni hanno a che fare con i social media, che hanno preso questa immagine e l'hanno utilizzata per spiegare meglio cos'è che stavamo vedendo. In particolare questa è l'interpretazione da Bologna di quello che abbiamo visto. Bene, quello che voglio spiegarvi adesso è come è stata fatta questa immagine. Provo a mettermi più vicino. Per avere un'idea di cosa stiamo parlando, questa è l'immagine, e se voi volete avere un'idea delle scale in gioco, questa è la dimensione del nostro sistema solare. Quindi il nostro sistema solare, che comunque è enorme, è completamente contenuto all'interno della ciambella che vi ho mostrato. E Voyager, che è il satellite più lontano che abbiamo spedito negli anni 70, mi pare, malapena arriverebbe a toccare il bordo della ciambella. Come si produce l'immagine? Beh, vi ho spiegato che ci sono questi telescopi, c'è la Terra che gira, e questi telescopi prendono dei dati. Questi dati vengono utilizzati in questo diagramma, che viene chiamato il diagramma delle visibilità, e man mano che questo diagramma viene popolato di informazioni, otteniamo un'immagine che è sempre più precisa. Vedete che questa immagine diventa sempre più precisa, sempre più con i dettagli sempre più rimarcati. Questa è fondamentalmente la tecnica che abbiamo utilizzato. Queste sono le immagini che abbiamo prodotto, sono quattro immagini di quattro giorni diversi,
E come potete vedere, c'è sempre, ci sono delle caratteristiche, le immagini sono simili ma distinte. Potete vedere che a volte l'intensità massima è qui, mentre altre volte è più in basso, altre volte è ancora qui. Quindi c'è una variabilità associata con questa immagine, e questo è esattamente quello che ci aspettavamo. Questo perché questo è un oggetto che ha una massa molto grande e cambia molto lentamente, però comunque cambia. Quello che voglio spiegarvi adesso è il lavoro fatto fondamentalmente dal mio gruppo, che è un lavoro di teoria, e che è stato fatto per spiegare fondamentalmente cos'è che abbiamo visto, perché io non ho preso parte direttamente alle osservazioni, però a un certo punto i miei colleghi osservativi mi hanno detto questa è l'immagine, spiegaci o spiegateci che cos'è che stiamo vedendo. Ci sono tre passi diversi necessari per capire cos'è che abbiamo osservato. Il primo passo è capire cosa succede alla materia vicino a un buco nero. In un linguaggio un pochino tecnico si parla di simulazioni di magneto idrodinamica. Fondamentalmente si tratta di capire come si muove il plasma, la materia, prima di cadere dentro un buco nero. Il secondo passo è invece quello di produrre delle immagini da questo materiale. Quindi questo materiale è caldo, produce della luce, e siccome vi ho spiegato che la luce fa dei giri strani vicino a un buco nero, bisogna imparare a creare delle immagini che sono il più realistiche possibile. E siccome teoricamente si possono fare migliaia di immagini, poi c'è il problema di confrontare le immagini sintetiche, quelle teoriche, con quelle osservative. E quindi c'è questo terzo passo che sono introdurre gli errori strumentali e fare il confronto con le osservazioni. Questo è stato possibile grazie appunto ai fondi generosi del centro di ricerca europeo che a me e ai miei colleghi ha dato la possibilità di creare dei grossi gruppi di ricerca e di costruire una serie di codici numerici che fanno esattamente questi tre passi. Cominciamo col primo passo. Cosa succede alla materia vicino a un buco nero? Quello che si può fare è chiedere a una macchina, a una simulazione, di mostrarcelo. Ecco, questa è una simulazione di una nuvola toroidale come un toro di materia che cade su un buco nero. Quello che vi mostro in rosso-giallo è la materia, la densità, mentre quello che vi mostro in blu è la magnetizzazione, viene chiamato, ossia la intensità del campo magnetico. Quindi potete immaginare che in questa direzione c'è un campo magnetico molto forte, ma non c'è granché di materia, mentre qui, sul piano equatoriale, c'è molta materia. E vedete che la materia cade nel buco nero in maniera abbastanza turbolenta, non è una maniera costante, come se siete vicini a una cascata. La cascata porta più o meno sempre la stessa quantità di acqua, ma ci sono dei momenti in cui ne porta di più e altri ne porta di meno. Questa è l'inclinazione alla quale pensiamo di stare osservando la galassia M87. Quindi c'è un getto che viene esattamente verso di noi. E se noi adesso immaginiamo di metterci degli occhiali alla radiazione radio, questo è quello che vedremmo. Vedremmo un anello quasi circolare che emette luce e che è quasi uniforme, ma non è esattamente uniforme. Adesso questo anello sembra molto regolare, in realtà non è regolare. Se noi andassimo a cambiare la nostra posizione, se immaginiamo di ruotare intorno a questa immagine, quello che vedremo è qualcosa di molto più complesso. Vi spiegherò in dettaglio perché è così. Questo è quello che invece vedrebbe un telescopio. I tempi scala di variazione qui sono delle decine di ore, quindi su un tempo scala di decine di ore, di giorni, vedremo delle fluttuazioni. E questo è quello che abbiamo visto. Quindi già da questo semplice confronto capite che siamo molto vicini a capire che cos'è che abbiamo visto, perché le simulazioni numeriche ci dicono che dovremmo aspettarci esattamente qualcosa di questo genere. Questa è una visione un po' più a larga scala di quello che abbiamo prodotto. Adesso vi ho spiegato in maniera ripetuta che la luce si comporta in maniera bizzarra. Vi voglio fare un esempio più preciso. Immaginate di avere un buco nero e che ci sia un disco sottile che metta luce intorno ad esso. E voi volete fare una foto a una certa inclinazione. Ecco, quello che farete sarà prendere la luce, questa luce qui, vedrete c'è la parte davanti del disco,
Ma siccome la luce può fare anche dei giri strani, in particolare la luce che invece di andare dritta verrebbe curvata, e quindi quello che vedreste è la parte posteriore del disco. E quello che potete vedere è anche la parte inferiore del disco. Quindi vedreste una cosa di questo genere. Adesso, se siete appassionati di fantascienza, avete riconosciuto questa immagine. Questa è l'immagine di un film di Hollywood che si chiama Interstellar, che mostra esattamente un disco sottile di accrescimento come sarebbe visto. Adesso siete in grado di capire perché è fatto così. Questa parte qui è la parte anteriore del disco, questa è la parte posteriore del disco e questa è la parte inferiore del disco. Questa immagine è abbastanza realistica, ma non è interamente realistica. Del resto questo è un film di Hollywood, non è una simulazione scientifica. Però ci insegna una cosa, che se dobbiamo nasconderci non conviene andare dietro un buco nero, perché comunque saremo visti. Bene, l'aspetto in cui ci appare questo disco dipende anche dall'inclinazione dell'osservatore. Quest'altra animazione vi mostra come lo stesso disco cambi completamente a seconda che lo si guardi dall'alto o lo si guardi con una certa inclinazione verso di lato, d'accordo? Quindi ovviamente noi non sappiamo qual è l'inclinazione a cui stiamo guardando e quindi quello che dobbiamo fare è immaginare o provare tutte le possibili angolazioni in maniera tale da ottenere un confronto che sia il più possibile realistico. In realtà, se avete capito tutto quello che vi ho spiegato finora, dovete fare un ulteriore passo concettuale, ed è che il disco in realtà non è sottile così come vorrebbe Interstellar, ma è spesso, geometricamente spesso. E quindi quello che ci si aspetta, e mostrano le nostre simulazioni, è che invece di avere un disco sottile abbiamo una specie di ciambella più grande, e a seconda di come lo vediamo questa ciambella avrà un aspetto diverso. Quindi a meno che non lo vediamo esattamente di faccia, c'è sempre una zona che è più luminosa dell'altra. E questo è perché c'è un effetto che si chiama l'effetto Doppler, che amplifica la luce che viene emessa verso di noi e al contrario deamplifica la luce che viene emessa lontano da noi. L'effetto Doppler lo sentiamo ogni volta che c'è una sirena di un'ambulanza, d'accordo? È una variazione della frequenza. In relatività, oltre alla variazione della frequenza, c'è anche una variazione dell'intensità. Ed è per questo che abbiamo questo che viene chiamato amplificazione Doppler. Bene, torniamo un attimo indietro. Vedete questa zona scura qui? Ecco, questa qui si chiama l'ombra. L'ombra è relazionata, ha una relazione con l'orizzonte degli eventi, ma non è l'orizzonte degli eventi, perché vi ho spiegato che l'orizzonte degli eventi non si può misurare, perché la luce non può essere emessa da un orizzonte degli eventi. Allora, come facciamo cosa rappresenta questa ombra, visto che l'orizzonte degli eventi non è visibile? Ve lo spiego con quest'altra animazione. Immaginate di avere un buco nero, quindi questo è l'orizzonte degli eventi, questa superficie che intrappola la luce, e immaginate di avere una sorgente di luce che spara della luce verso di noi, che siamo qui, degli osservatori. Ci saranno dei raggi di luce, che noi chiamiamo fotoni, che verranno intercettati dall'orizzonte degli eventi come dei proiettili, andranno a segno dentro il buco nero e questi verranno intrappolati. E quindi chiaramente noi non li vedremo. Ma ci saranno anche altri fotoni che, sebbene non vadano direttamente a segno, vanno abbastanza vicino al buco nero da essere eventualmente, alla fine di molte rotazioni, essere intrappolati. Ecco, questa zona qui che vediamo è la zona di tutta la luce che viene intrappolata o direttamente o indirettamente da un buco nero. Quindi, se volete, l'ombra altro non è se non un deficit di luce prodotto dalla presenza di un buco nero. Se c'è un'ombra, abbiamo un'indicazione molto precisa che c'è un buco nero. Giusto per avere un'idea delle dimensioni, un orizzonte degli eventi è due volte la massa del buco nero. Questa nuvola di assorbimento è tre volte la massa del buco nero e questa superficie qui, questa l'area, il raggio di questa ombra è radice di 27, che è quasi sei volte, quindi è tre volte più grande del buco nero. Quindi
Quando abbiamo visto quelle immagini che vi ho mostrato prima dell'ombra, dovete immaginare che al centro di quell'ombra c'è un buco nero, un orizzonte degli eventi che però è impossibile vedere direttamente. Bene, allora vi ho spiegato un pochino i vari passi, e c'è l'ultimo passo che vi devo spiegare, è quello del confronto con le osservazioni. Come teorico abbiamo fatto tante simulazioni, in particolare ne abbiamo fatte 50 simulazioni ad alta risoluzione, per ogni simulazione abbiamo immaginato di avere degli scenari diversi in cui la luce poteva essere prodotta, e in questa maniera abbiamo prodotto quello che vengono chiamati 400 scenari. E questa immagine d'insieme vi mostra alcuni, non tutti e 400, di tutte le possibili combinazioni che potete ottenere se prendete i gradi di libertà, ossia le possibili parametri del sistema. Quindi vedete, ci sono le situazioni in cui avete delle ombre molto grandi, delle situazioni in cui avete delle ombre molto piccole, avete dei dischi che vanno in una direzione, dei dischi che vanno in un'altra direzione, a seconda di come state scegliendo l'orientazione dello spin del buco nero. Ecco, mettete ore e ore di queste simulazioni, e quello che potete fare è creare delle immagini sintetiche, e ne avete circa 60.000. Quindi abbiamo prodotto 60.000 immagini teoriche, sintetiche, di quello che potrebbe essere un buco nero, e abbiamo fatto solo 4 osservative. Quindi è come scegliere tra 60.000 quelle che meglio si adattano alle osservazioni. Quindi capite che è un problema non banale di confronto dei dati. Poi ci sono delle tecniche, per fortuna, molto potenti, che ci consentono in maniera abbastanza semplice di trovare quali sono i candidati migliori tra le 60.000 immagini che abbiamo prodotto sintetiche e quelle osservate. Per spiegarvi veramente cosa abbiamo fatto, immaginate quest'altro esperimento. Siete allo stadio, uno stadio ha circa 60.000 persone di capienza, e avete una foto di una persona, non sapete che tipo di persona è, sapete tutto quello che avete è questa foto un po' sfocata, e volete chiedervi se la persona sia dentro lo stadio. Quello che potete fare è prendere questa foto e confrontarla con tutte le foto delle persone che sono entrate nello stadio. Ci sono dei software di riconoscimento facciale che ci consentono di fare questo in maniera molto efficiente, e il software non vi dirà mai sì, c'è questa persona, specie se la qualità è così bassa. Quello che vi dirà è: io ho selezionato un certo numero di persone che si avvicinano abbastanza alla sua immagine, ossia hanno un match abbastanza buono con la vostra immagine. E questo è quello che abbiamo imparato. Quindi ci sono queste 10 candidate che potrebbero essere, che danno una rappresentazione abbastanza buona di questa persona qui. Adesso, se confrontate queste con l'immagine di fondo, si vede subito che il software di intelligenza artificiale alla fine non c'ha questa grossa intelligenza, no? Perché è chiaro che questa persona qui non è quella giusta, e che quella persona che abbiamo di cui abbiamo una foto sfocata non ha gli occhiali da sole. Però l'algoritmo non è in grado di distinguere se questi sono occhiali da sole o degli occhi, semplicemente trova un grande match matematico tra queste due immagini. Un'altra cosa che possiamo imparare è che nessuna delle immagini selezionate è quella giusta. E questo è possibile anche per quello che abbiamo fatto noi. Le nostre simulazioni sono il meglio che la teoria può produrre, ma la realtà è sempre più complessa della nostra rappresentazione teorica. E un'altra cosa che possiamo imparare è che abbiamo un'idea migliore di chi è la persona che stiamo cercando. In particolare sappiamo che la persona che stiamo cercando, di cui abbiamo una foto sfocata, ha i capelli lunghi ed è una donna. Perché? Perché tutte le immagini che abbiamo selezionate sono esattamente corrispondenti a delle persone con dei capelli lunghi, e guarda caso anche delle donne. Quindi capite che da questa selezione, anche se non abbiamo un'idea precisa, comunque abbiamo un sacco di informazione che ci consente di capire le proprietà dell'oggetto o della foto che abbiamo selezionato. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto noi, e come vedete queste sono le osservazioni, questo è un giorno, non mi ricordo esattamente quale, e questo è un modello teorico. Come vedete c'è un confronto estremamente buono, e quindi quello che potreste pensare: perfetto, adesso sappiamo tutto perché
Questo è un modello teorico, l'abbiamo sviluppato noi, sappiamo tutti i dettagli di questo modello teorico. In realtà non è così semplice. E questo perché, esattamente come con l'esempio che vi ho mostrato, esistono delle degenerazioni. Ossia esistono tante immagini che sono ugualmente compatibili con quelle osservazioni, che però si riferiscono a dei buchi neri diversi, in particolare a dei buchi neri con rotazioni diverse. Questo, diciamo, è un aspetto positivo e negativo. L'aspetto positivo è che anche che siamo sicuri di quello che abbiamo visto è un buco nero. L'aspetto negativo è che non sappiamo esattamente che tipo di buco nero stiamo guardando, appunto perché non siamo in grado di distinguere queste degenerazioni. Bene. Siete stati estremamente bravi a seguirmi nonostante le sorgenti di rumore e di confusione. Quindi voglio venire a delle conclusioni e ricordarvi che questa è la vostra serata e quindi è la vostra opportunità per cercare di comprendere meglio le cose che vi ho spiegato finora, magari in maniera confusa. Allora, la prima cosa da ricordare è che Einstein ha proposto un'interpretazione della gravità che è completamente diversa da quella di Newton. Ci ha detto che non esistono delle forze, in particolare l'idea di forza istantanea è qualcosa da rigettare, ma ci ha insegnato che se c'è materia, c'è curvatura. E ci ha insegnato che più grande la concentrazione di materia e più c'è curvatura. Anche noi produciamo della curvatura, soltanto che la curvatura che produciamo è estremamente piccola, tant'è che l'intero pianeta produce della curvatura, ma è dell'ordine di un miliardesimo. La seconda cosa che vi ho cercato di spiegare è che le equazioni che questa teoria propone sono estremamente complesse e non sempre le comprendiamo in dettaglio, però una cosa di cui possiamo essere certi è che finora, per quanto bizzarre ed incomprensibili, si sono rivelate corrette. Infatti le osservazioni che abbiamo fatto sono un altro successo per questa teoria, perché hanno mostrato che le osservazioni sono esattamente quelle che erano predette dalla teoria di Einstein. Vi ho anche cercato di spiegare che questa collaborazione, Event Horizon Telescope, ha mostrato che i buchi neri, in particolare quelli molto massicci, sono al centro delle galassie. E questo è un risultato epocale. Perché? Perché quando ero studente di astrofisica mi hanno insegnato che all'interno, al centro di tutte le galassie, c'è un buco nero supermassiccio. Ma questa era un'ipotesi. Quello che abbiamo fatto noi è mostrare che in realtà questo è corretto. Certo, non abbiamo guardato tutte le galassie, ma abbiamo guardato una galassia rappresentativa e abbiamo mostrato che in questa galassia è esattamente così. Ed infine, secondo me questo è il merito più grande di questa scoperta, è che abbiamo sconvolto il concetto di orizzonte degli eventi. Finora il concetto di orizzonte degli eventi era un concetto interamente teorico, qualcosa che io scrivevo alla lavagna spiegando la teoria dell'attività generale. Adesso non è soltanto un concetto teorico, è un concetto testabile. E questo è un passo fondamentale nel processo di scoperta scientifica, del metodo scientifico, perché ci consente di risolvere delle dispute. Finora si poteva dire, ma quello che esiste non è un buco nero, ma è quest'altro oggetto, o non è un buco nero di Einstein, è un buco nero di quest'altra teoria. Ecco, da questo momento in poi queste dispute avranno una soluzione, perché è possibile fare misurazioni a livello della scala dell'orizzonte degli eventi e quindi stabilire se la teoria A o la teoria B o nessuna delle due ad essere corrette. E questo, secondo me, è il pregio più grande. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Ringraziamo il professor Rizzolla per questa bellissima presentazione dove ci ha mostrato tutte le possibili sfaccettature del problema che ha affrontato la collaborazione. E come nelle passate edizioni, ovviamente è possibile fare delle domande. Chi è a casa può fare domande o mandando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato sul sito oppure usando la chat di YouTube. E per chi è in sala, vista la situazione in corso, non è più possibile, come facevamo in passato, passare il microfono fra le persone. Quindi chiediamo gentilmente a chi è interessato a fare una domanda di segnalarcelo. Noi cerchiamo di avvicinarci il più possibile.
Se tenete la mascherina è possibile parlare direttamente nel microfono, se invece siete distanti allora vi chiediamo di dire a me o a Michele la domanda e poi noi la ripetiamo, così la sente anche chi è a casa, il professor Rezzolla. La domanda è questa: perché lo spin del buco nero è così importante? Perché in generale anche nella fisica subnucleare lo spin è importantissimo? No, questo non ho mai capito. Grazie. Allora, lo spin, la domanda è: perché lo spin è importante? E perché non riusciamo a vederlo? Non riusciamo a vederlo perché immagini di spin positivo, spin negativo o spin zero danno esattamente la stessa immagine, quindi non riusciamo a misurare questo grado di libertà. Perché è importante? Perché c'è un processo di estrazione dell'energia che è legato allo spin del buco nero, al momento angolare del buco nero. Questo processo prende il nome di processo di Penrose, Roger Penrose, quello che ha preso il premio Nobel quest'anno. E quello che dice questo processo è che il buco nero ha una massa e parte di questa massa può essere persa. C'è una parte che può essere persa e una parte che invece non può essere persa e viene chiamata irriducibile. La parte che può essere persa è quella legata al momento angolare. Quindi se lei prende un buco nero che ruota, lei lo può far diventare non ruotante, può ridurre la sua rotazione e in questa maniera estrarre energia. Ed è un sacco di energia. Ecco perché lo spin è così importante. Noi come facciamo a vedere questi buchi neri? Perché vediamo M87 e questo oggetto? Questo è un oggetto enorme, ha le dimensioni di buona parte della nostra galassia. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che dal buco nero sta pompando energia a distanze enormi. Questa energia può essere estratta soltanto dallo spin del buco nero. Ed è per questo che lo spin gioca un ruolo così importante in tutta la teoria dei buchi neri. Informazione. Io sapevo che le osservazioni erano rivolte sia al buco nero M87 che a quello del centro della nostra Via Lattea. Come siamo con le osservazioni per il buco nero al centro della nostra galassia? Bene, questa è un'ottima domanda. Noi diciamo che l'erba del vicino è sempre più verde, no? I buchi neri delle galassie vicine sono sempre più belli di quelli della nostra galassia. Noi stiamo lavorando sul buco nero della nostra galassia, che si chiama Sagittario A stella, però stiamo avendo un sacco di problemi, e adesso le spiego perché. Un buco nero ha delle proprietà semplici, una di queste è la massa. Accanto alla massa è associabile un tempo scala. Quindi se lei immagina di prendere un buco nero, può calcolare qual è il tempo che è necessario per andargli intorno. Nel caso di M87, se lei si mette su una orbita vicino al buco nero, ma sempre fuori, e calcola quanto tempo le ci vuole per andare intorno al buco nero, viene fuori una stima dell'ordine di un giorno, 24 ore circa. Quindi M87 può variare su un tempo scala di circa 24 ore. Quindi la variabilità nel tasso di accrescimento, no, tutte quelle fluttuazioni che le mostravo nella simulazione, hanno un tempo scala dell'ordine di 24 ore. Noi facciamo le osservazioni in un tempo scala di 8 ore e quindi fondamentalmente vediamo l'oggetto, il nostro soggetto, come statico. È come fare una foto di una montagna. La montagna non cambia durante il nostro prendere la foto della montagna. Questo perché M87 è una massa di 6,5 miliardi di masse solari. Il nostro buco nero, invece, ha una massa 1000 volte più piccola, ha circa 4 milioni di masse solari. Quindi i tempi scala sono proporzionalmente più piccoli. Quindi si passa da avere 24 ore a avere una decina di minuti. Quindi le immagini che abbiamo variano su un tempo scala di 10 minuti. È come cercare di fare una foto ad un bambino che si muove in continuazione. E quindi
come puoi immaginare anche per esperienza, è molto difficile riuscire a capire se c'è un bambino o semplicemente una nuvola che si sta muovendo. E questo è quello che sta rendendo la nostra analisi molto complicata. Quindi, piuttosto che cercare di guardare un'immagine singola, stiamo cercando di creare come dei filmati e cercare di capire se dalla base dei filmati, in cui è possibile che in certi momenti vediamo un'ombra e in altri momenti non la vediamo, possiamo convincerci che in realtà c'è un'ombra. Siamo quasi addirittura di arrivo per questi risultati, spero che entro la fine dell'estate, forse all'inizio dell'autunno, produrremo e pubblicheremo i nostri risultati. Quindi un po' ancora di pazienza e vedrà anche la foto del nostro buco nero. Sì. Allora, ho visto delle pubblicazioni dove si fotografano delle stelle che sono orbitanti intorno a un ipotetico o reale buco nero. Nella nostra, mi sembra, galassia. Esatto. Ci parli di un po' di questi movimenti. Aha. Bene. Il secondo premio Nobel di quest'anno è dato a Reinhard Genzel ed è il responsabile degli studi che sono stati fatti appunto su questo tipo di fenomeno. Quello che ha fatto Genzel è, nel corso di 20 anni, andare a studiare il moto di stelle vicino al buco nero. Queste stelle sono visibili solo alle radiazioni infrarosse, ancora una volta perché le radiazioni vengono assorbite in altre lunghezze d'onda. E lui quello che ha fatto molto pazientemente è, anno dopo anno, andare a ricostruire l'orbita di queste stelle. E quello che ha scoperto è che queste stelle sembrano essere legate ad un oggetto che non vediamo e che abbiamo battezzato Sagittario A stella. E studiando l'orbita di queste stelle, in realtà di decine di stelle, è riuscito a capire, insieme ad altri collaboratori, a Andrea Ghez, che è la controparte americana di questo esperimento, qual è la massa del centro galattico e quindi del buco nero associato al nostro centro galattico. La differenza tra quello che abbiamo fatto noi e quello che ha fatto Genzel è abbastanza grande, nel senso che noi guardiamo veramente alle dimensioni dell'orizzonte degli eventi, mentre questi altri esperimenti guardano a distanze molto molto più grandi, a decine di migliaia di volte la distanza dall'orizzonte degli eventi. Sono tuttavia complementari, perché ci servono comunque ad avere una conferma dello stesso tipo di fenomenologia. Quindi quando noi, alla fine appunto dell'estate, pubblicheremo i nostri risultati, avremo del nostro centro galattico un'idea non soltanto a distanze di decine di migliaia di orizzonti degli eventi o raggi di Schwarzschild, ma anche a livello di qualche raggio di Schwarzschild. Questa è la fondamentale differenza tra i tipi di osservazioni. Precisazione richiesta. Come, prego? Richiedo precisazione. Allora, come è possibile usare una metrica chilometrica qualsiasi quando cambiano le condizioni dello spazio-tempo? Che senso ha dire che in un buco nero è 10 chilometri quando non c'è un regolo che possa definirlo? In realtà non è come dice lei. La metrica ci consente di fare esattamente questo, di misurare le distanze. E vicino a un buco nero noi conosciamo qual è la metrica, perché è la metrica di un buco nero di Schwarzschild, non rotante, o un buco nero di Kerr, ossia rotante. Quindi sappiamo molto bene quali sono, almeno nella teoria di Einstein, quali sono le proprietà dello spazio-tempo, quanto è curvo lo spazio-tempo, il grado di curvatura in qualsiasi posizione. E siccome questi oggetti non cambiano se non nell'ordine di migliaia o milioni di anni, questo spazio-tempo è pressoché costante, fisso, e non si modifica nel tempo.
La metrica invece è variabile in quelle situazioni in cui c'è dinamica. Ad esempio, se lei prende due buchi neri piccolini, ognuno dei quali ha una decina di masse solari, e li mette insieme in un sistema binario, lo spazio-tempo in quel caso si muove, varia di continuo. È come se immaginasse di invece di avere un'unica palla da bowling sul lenzuolo, di averne due e di farle muovere. Quello che puoi immaginare è che la curvatura si muoverà insieme alle palle da bowling. E quindi l'intera curvatura, questa increspatura dello spazio-tempo, si muoverà e si propagherà a grande distanza. Queste increspature della curvatura sono le onde gravitazionali. Quindi un sistema binario di buchi neri crea delle onde gravitazionali e la metrica in quel caso è variabile. Se lei però ha un unico buco nero e questo è molto massiccio, la metrica è fissa e non varia se non nel tempo scala in cui la massa del buco nero cambia, ossia milioni di anni. Spero che la precisazione sia sufficiente. Non è... Ok, silenzio. Un'ultima domanda. Lei prima parlava del... Non si sente? Lei prima parlava dell'orizzonte degli eventi di M87. Allora, abbiamo capito che l'ombra aveva più o meno la dimensione del sistema solare. Quindi, rapportando nella scala del nostro sistema solare, qual è l'orizzonte degli eventi? Più o meno, quale orbita di un pianeta raggiunge? Per capire qual è realmente l'orizzonte degli eventi? Dunque, come le ho detto, l'orizzonte degli eventi è una misura che dipende dal buco nero, dalla massa del buco nero. Ed è, la sua formula è facilissima. Se M è la massa del buco nero, l'orizzonte degli eventi ha un raggio due volte la massa del buco nero, 2M. Si chiama raggio di Schwarzschild. E c'è anche una maniera semplice di trasformare la massa in chilometri. La massa di M87 è 6,5 miliardi di chilometri. Scusi, 6,5 miliardi di masse solari. Una massa solare è 1,5 km. Quindi, se lei vuole avere un'idea di quant'è in chilometri, è semplicemente 6,5 per 1,5, che è circa 10 miliardi di chilometri. Adesso lei mi dice, ma come faccio a misurare questo all'interno del sistema solare? Penso che non vorrei dire una sciocchezza, ma è più o meno la distanza che tra qui, tra la Terra e il Sole. D'accordo? Quindi se mettessimo M87 nel sistema solare e al centro del sistema solare, l'orizzonte degli eventi sarebbe più o meno dove siamo noi a livello di orbita. Sì, ce l'hai. Luciano, c'è una domanda da casa, la leggo. Sì. Quando sento parlare della stazione spaziale, spesso dicono che gli astronauti sono in assenza di gravità. Secondo me è sbagliato, sono in assenza di peso, dovuto alla massa gravitazionale e massa inerziale, che sono uguali, ma di segno opposto. Sulla stazione la gravità c'è, è un po' più bassa perché dista 400 km. Se non ci fosse, non girerebbe intorno alla Terra. Chiedo conferma a questa mia osservazione. Antonio. No. Diciamo, posso confermare alcuni aspetti di questa osservazione. Se ricorda quello che ho mostrato, nell'interpretazione di Einstein della gravità c'è la produzione di curvatura da parte della Terra e la stazione spaziale risponde a questa curvatura ed è costretta a cadere all'interno di questa scodella prodotta dalla curvatura. Per evitare questo, quello che fa è mettersi in rotazione. Ed è per questo che è essenziale che la stazione spaziale sia in rotazione, altrimenti cadrebbe sulla Terra, ed è esattamente quello che avviene quando scende di orbita. Adesso, in queste condizioni, quello che sta facendo è cancellare l'accelerazione gravitazionale con un'altra accelerazione. Da un punto di vista fisico si dice che è in caduta libera. È in caduta libera perché ha
rimosso l'accelerazione gravitazionale. E questo è possibile perché la massa inerziale di un corpo sulla stazione spaziale è pari alla massa gravitazionale. Questo è un postulato fondamentale della teoria. E non è vero che la massa gravitazionale e la massa inerziale sono uguali di segno opposto. Sono uguali con una certa precisione che è nota sperimentalmente, che è di una parte di un milionesimo di miliardesimo, ma hanno tutte e due lo stesso segno, sono positive. Quindi, per ricapitolare, è vero che sulla stazione spaziale c'è assenza di gravità, e questo è perché la massa gravitazionale e la massa inerziale sono simili, molto simili. Altre domande qui? Poi c'è un'altra domanda forse. Aspetta. Sì, microfono. Sì. No? No, no, okay. Non era un'altra domanda. Qui ce n'è. No. Sì, ce n'è una anche qua. Buonasera. Son rimasto colpito quando parlava di buchi neri che possono essere creati sia dalla condensazione di massa che dalla condensazione di energia. Teoricamente è possibile quindi produrre o immaginare di poter produrre un buco nero concentrando un'alta quantità di energia, magari con un acceleratore? Certo, futuro. Certo. Adesso, la ragione per cui ho detto concentrazione di materia o energia, perché se lei ricorda c'è una famosa equazione che tutti quanti conosciamo e che anche è dovuta ad Einstein, ed è quella che dice che E è uguale mc al quadrato, d'accordo? Questa equazione dice esattamente quello che vi ho detto, l'energia è uguale alla massa, quindi se c'è massa c'è energia e viceversa. Quindi è possibile che io, se prendo delle particelle e gli do una grandissima energia, attraverso la loro collisione posso concentrare parte di questa energia in una zona molto piccola e creare un buco nero. Adesso, se ricorda, all'inizio dell'operazione del CERN di LHC ci fu un grande dibattito all'interno della comunità scientifica e la paura che all'improvviso LHC potesse creare dei buchi neri. E questo sarebbe stato problematico, perché se crea un buco nero, questo buco nero potrebbe assorbire altra materia, diventare più grande, assorbire ancora altra materia, diventare più grande, e in un scenario catastrofico, se non evaporasse prima, magari vi spiego perché evapora, se non evaporasse prima l'intero pianeta sarebbe assorbito dal buco nero. E quindi la gente ha incominciato a preoccuparsi, e quindi prima di cominciare a far funzionare l'LHC è stato necessario controllare un pochino. In realtà il controllo è facile da fare. Le energie che l'LHC riesce a produrre sono 60 ordini di grandezza più piccole di quelle che sono necessarie per creare un buco nero. Quindi in linea di principio è possibile, ma avremo bisogno di acceleratori che sono enormemente più potenti di quelli che abbiamo a disposizione. Detto questo, ed è forse per questo che magari da qui a 100 anni questi studi così bizzarri sui buchi neri potrebbero essere utili, è che se un giorno fossimo in grado di produrre buchi neri dalla collisione di qualcosa, potremmo farlo e magari estrarre l'energia che ne deriva. Ovviamente andremo a far collidere queste particelle molto lontano da noi, lontano dal nostro sistema solare, e utilizzare l'energia in qualche maniera e riconvertirla poi qui. Quindi l'immaginazione di quello che si può fare è aperta. L'importante è conoscere le leggi della fisica e appunto utilizzarle per una tecnologia futura. Vediamo se posso smuovere un po'. Allora, qualche anno fa, sulla rivista Astronomia, mi pare, comparve un curioso articolo in cui, facendo i conti, raggio di Schwarzschild, proporzionalità con la massa, eccetera, va bene? Raggio di Schwarzschild è direttamente proporzionale alla massa.
cresce con la massa, linearmente, d'accordo? Certo. Allora, qualcuno bizzarro disse, ma facciamo i conti della materia supposta esistere nell'universo così come lo conosciamo, facciamo delle ipotesi, e venne fuori qualcosa di sorprendente dal punto di vista del calcolo. Cioè, qual è il raggio di Schwarzschild che corrisponde alla massa dell'universo intero? Astronomia. Sì, quindi la domanda è? Se ha avuto sentore di questa elucubrazione. Sì, però capisce, quello che sta facendo è semplicemente utilizzare una formulina. Ma questa formulina non ha molto senso. Io posso calcolare il raggio di Schwarzschild della massa della Terra, ed è un centimetro circa. Quello che ci insegna questa formula è che se prendessimo la Terra e la comprimessimo in un raggio di un centimetro, produrremmo un buco nero, ma non ci dice che la Terra è un buco nero. È la stessa ragione, è la stessa cosa, è sempre una massa. Il fatto che ecco, appunto, quindi la massa dell'universo nessuno la sa, ma anche calcolare il raggio di Schwarzschild della massa dell'universo non ha molto senso, perché non rappresenta un oggetto che esiste in realtà, così come calcolare il raggio di Schwarzschild della Terra non ci dice che la Terra è un buco nero. Comunque è un conto semplice, banale, che però non ci dà nessuna informazione vera. Dice semplicemente, se prendessimo tutta la massa dell'universo e la comprimessimo, va bene, comunque le ho spiegato, se lei vuole creare un buco nero dalla massa deve concentrarla in un certo volume, va bene. Altre domande? C'è un'altra domanda lì. Vorrei fare una domanda relativa ovviamente all'orizzonte degli eventi, giusto è una mia curiosità, no? Noi quando definiamo l'orizzonte degli eventi fondamentalmente definiamo un limite invalicabile, perché è un limite in cui la velocità di fuga praticamente è uguale o superiore a quella della luce, poiché nell'universo in teoria niente può andare più veloce della luce, perché se non sbaglio la massima velocità di interazione elettromagnetica, niente vi può uscire. Esatto. Però questo in teoria dovrebbe valere in condizioni statiche. Mi faccio esempio, se io adesso qua dalla Terra, la Terra ha una certa velocità di fuga, se io lancio una palla e gli imprimo questa velocità superiore a quella della fuga, praticamente questa pallina si allontanerà dalla Terra e non tornerà più perché avrà superato la velocità di fuga. Mentre in un buco nero è questa la velocità della luce che non può essere raggiunta, ok? Però in teoria, se andassi in teoria con un razzo nell'orizzonte degli eventi e io continuo a dare energia e quindi a dare velocità o a supportare velocità, è possibile in teoria uscire dall'orizzonte degli eventi? Ovviamente un fotone non lo può fare perché entra con una certa velocità e non acquisisce velocità, a meno che non è accelerato dai campi elettromagnetici, però in teoria anche se io entro in una zona degli eventi e continuo a fornire energia, è possibile uscirne? No. Oppure vorrei capire perché ciò non può essere, una domanda che ho sempre avuto. Ok, adesso il problema, quello che ha detto è tutto corretto, c'è una velocità di fuga, nel caso di un buco nero la velocità di fuga all'orizzonte degli eventi è pari alla velocità della luce, quindi siccome la velocità della luce è la massima velocità, lei non può sfuggire, non può sollevarsi dall'orizzonte degli eventi. E questo è vero indipendentemente dal tipo di razzo che ha. Non c'è un razzo sufficientemente potente che le consentirebbe di sollevarsi dalla superficie dell'orizzonte degli eventi. E questo perché per andare anche vicino alla velocità della luce avrebbe bisogno di
di quantità di energia divergenti. Se lei prende una particella e vuole accelerarla, farla andare sempre più veloce, deve spendere una certa quantità di energia, e più si avvicina alla velocità della luce e più questa quantità di energia aumenta, ed infatti diverge se vuole fare andare una particella alla velocità della luce. Infatti negli acceleratori si arriva a velocità molto prossime a quelle della luce, ma non pari a quelle della luce, e questo perché appunto avrebbe bisogno di una quantità infinita di energia. E lo stesso vale per il buco nero. Indipendentemente da quanto è potente il suo razzo, non ce la farà. È come se pensa all'esempio della cascata che le facevo prima. Indipendentemente dalla forza dei suoi motori, non riuscirà a risalire la corrente. E questo perché la corrente in quel punto è la cosa più forte che è possibile creare in natura. Spero di essere stato chiaro. Ok, se non ci sono altre curiosità, io ne approfitterei per ringraziare il professor Rezzola per questa bellissima serata, per questa presentazione. Grazie a voi. E avevo una domanda. Allora, facciamo che dopo viene qui e ne parlate. Ok, allora niente, vi do appuntamento alla prossima serata di venerdì, che sarà il 25 giugno con Mirko Pinotti. Vi ricordo che il professor Rezzola appunto ha dei libri con sé, quindi chi volesse acquistarne qualcuno può venire qui e poi il professor Rezzola lo autograferà molto volentieri. Grazie ancora per essere stati qui e buona serata.